Ben trovati a tutti come vedete oggi è un punto in trasferta e non poteva essere diversamente insomma fra brevissimo si rinnova L'appuntamento più sentito dei civitavecchesi che è quello con la processione del Venerdì Santo, che oltretutto quest'anno avrà anche una novità, il percorso è lievemente cambiato. Però di questo non ve ne parlo io come sempre, ne parleremo con il priore dell'arciconfraternita del gonfalone Remo Barletta che ci aspetta alla chiesa della Stella. Entriamo. Buongiorno Remo. Buongiorno. Siate qui come ogni giorno per prendere le, le iscrizioni, sì. questa stanza che è sempre molto suggestiva. Insomma, vediamo eh, le statue che usciranno in processione di qua sì. i misteretti che portano i bambini, I bambini però sì. quest'anno è, è d'obbligo, no? si parla d'altro che di questo percorso nuovo. Che differenza c'è con gli altri allora, anni? Il percorso non è nuovo, perché le strade sono identiche a quelle degli altri anni, solamente che viene fatto in un senso diverso. Eh, la, la discesa di Corso, la, via, Corso Cento, via Corso Centocelle la facciamo a venire giù invece quest'anno la facciamo appena si esce si va su per il Corso Centocelle si arriva diciamo, alla Madonnina eh, via Guido Baccelli si scende eh, come sempre che salivamo via Novazzi si fa via Buonarroti, via Crispi si fa via Cialdi che la facevamo solamente in salita e sembrava una salita molto pesante soprattutto per i, per i penitenti, quindi se fa in discesa il rientro dovrebbe essere eh, più tranquilla e c'è il solito passaggio eh, nel ghetto. Si rifà un pezzo di corso Centocelle, poi eh, Largo Plebiscito, Corso Marconi e si rientra in Diciamo questa che onda. questa modifica, ecco, pur piccola, ve l'hanno consigliata, i, ve l'hanno chiesta i penitenti perché magari si stancavano insomma, di fare via Cialdi, che poi credo è il pezzo più ripido, mm. meglio farlo in discesa eh. che in salita. Insomma. No, sinceramente non è che c'è stata richiesta, perché eh, a un'adderbetro bisogna dire che i penitenti in quanto tali eh, sopportano tutto quello che c'è da fare eh, diciamo, per il voto che hanno fatto. Eh, però abbiamo visto che insomma, eh, non essendoci un grande rinnovo eh, per quanto riguarda le persone che fanno i penitenti, e le persone che fanno i penitenti sono diventate persone un po' più grandi, perché poi con lo stop de del Covid c'è stata già una riduzione di della presenza dei penitenti abbiamo pensato di fare questa cosa di provare questa cosa anche per fare un minimo di innovazione eh, sul percorso adesso sentiremo quando fatta la processione quello che ci diranno i penitenti se magari non, 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 non è piaciuta non gli, non gli va bene così quest'altro non si farà certo ci ritornerà non è alle origini insomma avremo sempre gli incappucciati, insomma i penitenti che saranno sui 200 anche se ancora le iscrizioni no, non credo so che che si riusciamo. fanno anche all'ultimo minuto sì, noi praticamente le iscrizioni dovrebbero finire mercoledì santo in realtà eh, capita anche che il giorno diciamo, dei sepolchi giovedì ancora segniamo qualcuno specialmente dei penitenti certe volte segniamo anche il venerdì a mattina che c'è parecchie persone che sono di fuori, di fuori che sì, vengono dall'ultimo momento ma tanto, eh, diciamo per loro non dobbiamo fare niente perché eh, solitamente, solitamente i penitenti sono organizzati per, per loro, hanno il loro saio, quindi eh, è personale. Le catene ce le abbiamo per tutti quanti, quindi eh, le croci ci stanno per tutti quanti, quindi non è che dobbiamo diciamo, distribuirli nei vari. Una cosa che mi ha sempre incuriosito. li scelgono loro il peso della croce, il peso della catena o gliele assegnate voi? Cioè, Assolutamente. io, io l'ho vista insomma dove vengono tenute sì. le croci e le catene chi arriva si prende quella che sì. in quel momento sente di voler portare allora c'è qualcuno una minoranza che hanno le catene proprie che portano quelle catene a volte le portano quelle catene perché magari le portava il nonno poi il, pa il padre eh, e le portano loro la maggior parte le catene le prendono da noi e prendono quello che vogliono noi mettiamo tutte quelle che abbiamo a disposizione poi loro si cosano col il, con il peso che, che preferiscono, anche eh, sinceramente per lo stato pure fisico che uno ha, perché certo. comunque sono sempre quasi tra i due chilometri e i tre chilometri di percorso e uno deve fare pure i conti che deve ritornare. E la croce è la stessa cosa. Diciamo che le croci c'è qualcuno che, lascia, eh, che ha portato spesso sempre quella lì, quindi lascia un segno di riconoscimento, mette una sigla sulla croce e poi se la vanno a, a ricercare. ricercare. Sì, sì. Questa non la sapevo, ma invece l'identità è giusto che rimanga sempre nascosta perché altrimenti come mi è capitato di dire una, un, un anno una, durante la processione, no perché chi è? Questi si volevano far vedere e si mettevano il cappuccio e questo è forte dubbio. Eh. Però le motivazioni sono sempre quelle di chiedere magari un voto? o viene fatto ancora per eh, tradizioni familiari perché come dicevi tu lo facevano i nonni le, le motivazioni sono molteplici c'è chi lo fa per chiedere un voto e chi lo fa perché l'ha sempre fatto e chi lo fa perché è un fervente credente e vuole spiare le colpe che, che ha avuto e chi spera che, che ringrazio per qualcosa eh, ricevuto e poi ci stanno quelli che lo fanno che magari Possiamo dire, fra virgolette, non saranno neanche i cattolici, nel senso che non vanno in chiesa la domenica e compagnia bella, saranno credenti, ma non. però magari c'è stato il nonno che ha fatto per anni la processione, poi l'ha fatta il padre, quindi lascia la al figlio, lui spera di lasciarlo poi al figlio. Ci stanno parecchi gruppi e purtroppo c'è da dire che questa successione sta un po' svilendo. Sta un po' calando, un quindi c'è cioè, meno attaccamento eh, a questa che sì. poi rimane una tradizione storica. Insomma, Infatti della io, vita. diciamo quello che dico, oggi eh, stiamo facendo un'intervista, ancora siamo verso la fine delle iscrizioni e non abbiamo tutti quanti i carri pieni e, e soprattutto per quanto riguarda la l'addolorata e le, le tre marie che vanno gestite praticamente sono portate da donne non abbiamo nessuna iscrizione, quindi adesso cercheremo di contattare persone, di telefonare. Negli anni addietro, prima del pre-Covid, diciamo, sempre la fissazione del Covid, gli anni pre-Covid diciamo non abbiamo mai... Adesso sono curiosa Remo, scusa, questo campanello oh, come che come si come sente come perché è qualcuno porta... sta aprendo la stare. porta, allora gli andiamo ad aprire, sì. Il <ride> bello delle trasmissioni Grazie. fatte dal vivo, è proprio questo insomma, è qualcuno che vuole entrare Scusate, giustamente, ma... ma ci mancherebbe e dicevamo anche i portatori dei, dei, dei carri di solito io per esempio so che il carro del Cristo morto che poi è quello più pesante sì, allora. e soprattutto che è quello che poi fa la salita qui di via, sì. eh, di, di via Piave che adesso si chiama via dell'Arcicompraternita del Gonfalone che è un momento bellissimo secondo me uno dei più belli eh, di tutta l'intera processione sono sempre gli stessi, perché io li vedo poi quando si levano sono, i diciamo cappucci. Che il 90-95% c'è cioè un piccolissimo ricambio, eh, sempre perduto, ha fatto magari all'età, impegni da lavoro, una malattia, una cosa, possono cambiare quei due o tre persone. È importante che ci siano sempre gli stessi perché il carro è un carro storico, un carro particolare, si guida in un certo modo. quindi è per la tranquillità nostra, ma non tanto diciamo, per non fare danni al carro, soprattutto perché non si faccia male a nessuno, perché il carro è pesante, ha delle ruote particolari, quindi diciamo, non è, gli, altri, gli altri carri hanno tutte quante le ruote de, 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 della macchina, diciamo, invece questo qui ha le ruote in ferro, quindi è tutta quanta... Eh, un'altra cosa soprattutto che lanciamolo questo appello che voi alla fine della processione lo dite sempre c'è un motivo perché la parte della salita del carro deve essere sgombra da persone perché il carro quando poi sale e fa la curva ha un margine strettissimo e con le persone si rischia di fare male alle persone e, e anche a chi porta il carro allora. Tutti gli anni purtroppo questa qui è una costante litigata che facciamo noi, perché sembra che vogliamo fare i cattivi che non vogliamo far vedere l'arrivo del carro alle persone. Non è così, la preoccupazione nostra è che se disgraziatamente il carro che viene a forte velocità su che poi se guardate bene è frenato nell'ultimo momento quando fa manovra, quindi richiede uno sforzo sia a, diciamo, come spinta che come poi frenata. Se per qualche motivo. Non è mai successo, per fortuna, ma va un po' oltre e c'è la gente lì, se prende sotto la gente, cioè, non, è difficile fermarlo, facciamo male alle persone. Già anche l'altro anno abbiamo visto che c'è stato un piccolo incidente per incompetenza delle persone che portavano eh, l'addolorata che hanno alzato troppo il timone, è stata anche colpa nostra che non, siamo stati, non abbiamo messo subito persone che eh, tenevano controllo. Quindi, ci diciamo, stanno delle delle pericolosità quando si fa la salita e c'è da dire pure che la stessa pubblica sicurezza ci chiede lo sgombro della salita infatti dall'altro anno viene liberato il parcheggio vengono messe le transenne qui dietro sulla salita proprio per tenere un po' più indietro eh, le persone però ecco è, è giusto penso ribadire che si fa per una questione di, di sicurezza insomma. assolutamente, eh, cioè, noi se avessimo la possibilità De far vedere al 100% tutto quanto, ma è, è convenienza nostra. E lì diciamo, ci siamo eh. noi che facciamo le riprese e poi le rimandiamo eh, in onda. Insomma, più, più di quello eh, non, non, si si può si può, non si può fare. Allora, Remo, mh, i bambini invece. I bambini li portano. I bambini al momento che poi sono, sono quelli che portano i misteretti, sì, i misteretti, che sono i simboli della passione di, di Nostro Signore. Insomma, i dadi, eh, la, la, la corona di spine che adesso non la vedo, eh, la mano, ah, no. insomma, tutti, tutte le varie fasi della crocifissione che sono portati dai bambi, da bambini e bambine di e, solito. Per fortuna sì, dall'anno scorso siamo riusciti a, fare, a avere una certa collaborazione con le, le maestre del catechismo. Quindi sono loro che vengono a fare anche da Sacrestani, quindi si se eseguono i loro bambini e diciamo che abbiamo dall'anno scorso un numero sufficiente di bambini per farla. Quest'anno ne mancano pochissimi, insomma, ne mancheranno una decina, ma pensiamo che... Però diciamo che dove vi manca, insomma, l'ultimo appello che facciamo è ai portatori dell'estate, che del stato stato stato, poi è fatica, Soprattutto ai portatori dell'estate e soprattutto ci servono le donne. Le donne per portare eh, la Dolorata e le Tre Marie, perché praticamente di, almeno servirebbero una decina, 10-12 persone. Ne abbiamo iscritta una e Ma siamo a metà settimana. È mai capitato che le statue della Madonna te, scorso, le portano gli uomini? La salita sempre, perché vedo sì, che quando vediamo, fanno sì, la salita sì, perché, poi ci sono gli uomini sì, che pericolosi. vengono in aiuto. Sì. Eh, no, non è mai capitato. L'anno scorso abbiamo rischiato di non farlo uscire. Poi per fortuna un appello fatto all'ultimo momento, sono venuto in un gruppo di donne di, di Sant'Agostino, insomma hanno fatto un po', che c'erano i bambini in processione, si sono dati un po' la voce e siamo riusciti a farlo uscire. Io volevo, fare, volevo aggiungere un piccolo no? appello. Mm, non è che la processione nel passaggio dura circa 15 minuti, mm, vorrei che i negozianti... E te l'avrei chiesto io alla fine questa cosa, perché c'è chi si lamenta che durante il passaggio della processione ci sono bar pieni che magari mostrano uno sprizzo e un altro con le luci accese. La musica accesa esatto. costerebbe veramente poco. Insomma, per quel quarto d'ora di passaggio, del passaggio della processione abbassare, abbassare le, luci. le luci, spegnere un attimino la radio, poi la, sì, la, radio, la musica. Poi anche soprattutto dico ai giovani. Eh, non è che se vi fermate un quarto d'ora, al di là del fatto che vi possa interessare o non interessare la processione, e non è, voglio parlare neanche del rispetto religioso, ma rispetto della tradizione civile della chiesa, che sicuramente almeno una volta nella vita ha coinvolto tutti quanti noi, perché o da piccolo che hai portato i misteretti, o da grande che magari con degli amici vai a portare, quindi è una tradizione che cerchiamo di tenere in piedi, perché eh, ricordiamoci che è una tradizione che è stata ferma solamente due volte. Eh, per la guerra, per, la, ricordo, guerra e per, per la seconda Covid. guerra mondiale e quell'anno col Covid, Covid, che eh. veramente fu una cosa surreale. Sì, insomma, sì, perché sì. mi ricordo che ci fu chi eh, da casa faceva delle dirette con la musica sì, della processione, sì. pur di dare comunque un segnale, un segnale. Che, che questa cosa c'era. Quindi, io quello che diciamo che chiedo, ecco. Que questi dieci minuti, quarto d'ora di comprensione da parte dei giovani che magari insomma sinceramente non è bello vedere passare la processione e intorno ai ragazzi co con lo spitz, co con la birra co cioè fermatevi dieci minuti, un quarto d'ora, poi tanto la notte è, è lunga, ha voglia a, certo, a far testa dire quello sì. Io ringrazio Ramo Barletta per no, questa chiacchierata, l'orario è sempre alle 20.30 e, 20 e, e parte come parte dice la, il proverbio, ci chiese, la processione esce alle 20.30 dalla Chiesa della Stella mm. e si dice dove, dove sorte rientra insomma la sì, processione e rientra alle 10.30 circa, sì, 10.40 10 insomma, poi dipende da quanto si stancano i, i, i penitenti, se tocca fare qualche sosta in più, ma insomma più o meno l'orario e tempo è quello. Grazie a Ramo grazie Barletta a e grazie, grazie come sempre a tutti voi che seguite il nostro punto. 1976, Radio Stella Città. Sempre in onda, mai interrotta. Trasmissioni, news, novità, musica, sport, curiosità. Radio Stella Città. Ogni giorno più, colore, energia. Radio Stella Città. La colonna sonora della tua giornata. Numero 1. I web in FM. Radio Stella Città.